Enjoy people, io sono Irene e sono tornata dall'Inghilterra. È stata un'esperienza davvero fantastica, è andata anche molto meglio di quel che pensassi. Ho fatto amicizia con tantissime persone, ho imparato anche un po' d'inglese. È un'esperienza che consiglio a tutti, sia se siete bravi in inglese, sia se non siete bravi in inglese, perché comunque lì cercano sempre di metterti a tuo agio e farti fare il livello di inglese che sei, che hai o sei. Vabbè, non importa. Comunque, ho avuto un esame come tutti lì, è un esame di Trinity. Io ho fatto il livello 3, mentre tutti i miei amici hanno fatto il 4. Non l'ho deciso io di fare quel livello, non è stata una scelta mia. Però vabbè, io ho fatto il 3, l'ho superato con A, cioè il massimo. È andato benissimo, ho imparato un po' di inglese, anche se la maggior parte delle cose le sapevo, quindi ho fatto una specie di ripasso. E nulla, è un'esperienza che, ripeto di nuovo, consiglio a tutti. E niente. Non sto qua per parlarvi di studio perché credo non mi interessi, ma sono qua per parlarvi di alcune esperienze, alcuni episodi, alcune situazioni che sono capitate in questa vacanza e delle cose che mi sono piaciute di più, perché in soli 15 giorni sono successe tantissime cose che vorrei raccontarvi. Forse un video non basterà, però vi racconto le principali e quelle più divertenti. La prima situazione è stata l'andata, cioè già dall'andata è successa una cosa divertente, strana per me. Allora, eravamo in pullman e a un certo punto sento due miei amici che guardano un video su YouTube e iniziano a discutere. A un certo punto ho iniziato a discutere sullo swash di Greta Manchi. Uno diceva si dice swish, l'altro dice no, si dice swash. E vabbè, e poi dopo un po' vedo che ascoltano un mio video, stavano guardando un mio video. E io li sento la mia voce e quindi dico oh, cavolo, adesso questi qua stanno guardando il mio video, va bene. Allora mi giro. Ci guardiamo un attimo, mi hanno fatto vedere lo schermo con me che parlavo, li guardo un attimo e dico comunque si dice swash, no swish, e da lì è nata l'amicizia. E voglio salutare i miei due amici che sono Alessandro e Stefano. Il secondo episodio che è successo è capitato circa il secondo giorno, comunque eravamo appena arrivati e stavamo facendo una caccia al tesoro. In un bigliettino, il secondo bigliettino credo perché ci siamo fermati lì, bisognava fare una foto a un coniglio vero, proprio vero vero, che si trovava lì nel college, solo che noi non lo sapevamo che lì c'erano i conigli. E quindi ci siamo rassegnati, ci siamo messi su una sala, ci siamo messi a parlare di cose tutt'altro diverse. E a un certo punto, dopo un'ora tipo, Eleonora, che è un'altra mia amica e che saluto, si gira un attimo mentre stavamo parlando, Indy che fa raga c'è un coniglio. E magari raccontarlo così non è così strano, ma è stata una scena veramente troppo epica. Una scena che non scorderò mai. E la frase raga c'è un coniglio rimarrà per sempre la nostra frase. Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto è un altro episodio che secondo me è stato molto simbolico, almeno per me, è stato quello di una delle ultime sere. Che faceva freddo, mi ricordo, io avevo freddissimo e due miei amici avevano fame e hanno ordinato la pizza a tipo le 10 e poi Eleonora ha ordinato un'altra pizza. Noi sei, allora ci siamo messi circa le 10:30-11 a mangiare la pizza calda al freddo e non lo so, è stata una cosa bella, una cosa simbolica, mi è piaciuta davvero veramente tanto perché mi ha fatto capire quanto una vacanza, studio, quanto una pizza possa unire degli amici. E un'altra cosa che mi è piaciuta è capitata il primo giorno che siamo arrivati lì, è stato quello della pallavolo. Allora premetto che io e la pallavolo siamo nemiche dalla nascita, ci odiamo a morte, ma quel giorno nessuno sapeva giocare a pallavolo oltre a chi ovviamente faceva pallavolo e chi era bravo di suo. Ci siamo messi a giocare e per la prima volta mi è piaciuta veramente la pallavolo perché nessuno sapeva giocare, ma ci siamo divertiti tantissimo e lì è stato un modo per conoscerci tutti ed è stato veramente troppo divertente. Quindi la cosa forse più bella di questa vacanza è stato l'essere uniti, che sia dall'aspettarsi al mattino per far colazione o al darsi un appuntamento dove incontrarsi dopo le lezioni di inglese, oppure molto semplicemente giocare o ascoltare insieme la musica in pullman. È una cosa veramente bellissima, non lo so, è strano da spiegare. E volevo ringraziare alcune persone che sono le persone con cui ho legato di più, ovviamente ho legato con tutti, però loro in particolare, che sono Eleonora, Stefano, Alessandro, Pietro e Jay. E appunto vi voglio ringraziare, non so se starete vedendo questo video, però io comunque cercherò di farvelo vedere. E volevo ringraziarvi per avermi fatto sorridere anche quando ero un po' giù di morale, anche quando
forse non era il caso di ridere. Insomma, vi ringrazio veramente tanto di avermi fatto passare queste due settimane veramente bellissime. Vi voglio tantissimo bene. E nulla, io vi ringrazio veramente veramente tanto. Ve l'ho detto tantissime volte e ve lo dirò ancora. Spero che, anche se non ci vedremo più tanto, resteremo sempre un po' in contatto, riusciremo sempre un po' a parlarci, perché davvero è una cosa molto importante per me. E nulla, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e grazie di aver guardato il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!